Sono ora in compagnia della signora Maria Geltrude Monni, proprietaria della boutique Via Roma a Monteaione, che ha accettato una sfida e della quale adesso lei ci parlerà. Signora Monni, buongiorno e benvenuta su HTO. Buongiorno, grazie di essere stata invitata. Grazie a lei per aver accettato. Signora Monni, Via Roma, che cos'è? Ce ne parli un po'. Via Roma intanto è la via principale del centro storico di Monteaione. È un negozio che ormai è da 24 anni che esiste, l'ho creato io, sono contenta perché è un negozio molto bello, è un negozio che va bene e sono felice, mi piace molto questo lavoro. Parliamo naturalmente di un negozio di abbigliamento, solo per donna o anche per uomo? No, solo donna. Io ho seguito questa strada, mi piace tanto, quindi... Preferisce rendere femminili ancora di più le donne. Quali sono le stiliste, le marche che possiamo trovare nel suo negozio? Le mie marche sono la Marella, che è un'azienda molto forte a livello internazionale. Poi abbiamo Twin 7, che è un brand che attualmente è molto in voga. Poi abbiamo Massimo Rebecchi, che è una maglieria molto buona, bella. È molto femminile perché io vesto comunque molto la femminilità, ho poco di quello che riguarda ginseria in generale, quindi queste sono le mie aziende leader, diciamo, all'interno del mio negozio. Ho detto prima che appunto lei ha voluto così accettare questa sfida e penso che appunto la sfida sia stata comunque, stia andando molto bene. Che cosa oggi avviene qui a Castelfalfi? Oggi avviene una cosa che era tanto che l'aspettavamo, apriamo dei negozi che ancora non sono proprio tutti, però iniziamo ad aprire, penso nel giro di pochi giorni apriremo quasi tutti i negozi che sono previsti. Diciamo che non aver accettato la sfida sarebbe stato quasi da matti, penso, perché un'occasione così come Castelfalfi penso che ce l'invidiano non solo il paese di Monteaione ma... in maniera più ampia, quindi proprio noi che siamo lì, penso sarebbe stati un po' da incoscienti non accettarla, ecco. Che cos'è per una negoziante, peraltro anche per la presidente del centro commerciale Naturale, che cosa significa aprire appunto un negozio a Castelfalfi e vedere rivalutato questo borgo così tanto? Sì, appunto, noi siamo abituati a lavorare in centri storici perché il centro commerciale naturale di Monteaione è proprio tutte le attività che fanno parte del centro storico, quindi hanno proprio questa identità, lavorano nei centri storici, non sono centri commerciali integrati, non sono strutture nuove, non sono abitazioni nuove, ma sono tutte situazioni un po' appunto da centro storico e quindi noi siamo proprio nel nostro ambiente, penso che lavoreremo bene, ecco. Sicuramente. Secondo voi quale sarà la prospettiva che ci potrà essere con l'apertura di questi negozi? Ci saranno più clienti stranieri o italiani? Beh, questo sai, quando si apre non è che possiamo saperlo, però in questa situazione, in questo ambiente, in questo penso che siano turisti stranieri, mi immagino che gli abitanti di Castelfalfi diventeranno quasi tutti stranieri, per cui i nostri clienti saranno senz'altro gli stranieri. Poi senza togliere il fatto che sarà anche un punto di riferimento per l'area che ci circonda, quindi penso che ci sia anche un minimo di clientela locale, ecco. Mi immagino, poi vediamo, dobbiamo partire, per cui... Lei oggi ha portato con sé una sua modella che naturalmente indossa uno degli abiti che faranno parte appunto del negozio che oggi prende il via. Sì, è un abito che fa parte di una delle mie collezioni che ho in negozio, anche se noi in negozio attualmente... presentiamo le collezioni autunno-inverno perché ormai l'estate per quanto riguarda l'abbigliamento è quasi finito, per cui questo è uno degli abiti che riguardava l'estate, quindi in questo momento magari ci sono veramente nuove collezioni e belle collezioni direi.
per lei naturalmente, che appunto è la proprietaria e che è anche un'esperta di moda, che cosa va, andrà questo autunno-inverno più in voga rispetto ad altro? Ma la moda è un mondo un po' strano, perché vediamo un po' di tutto. Certo è che io vesto donne di una media età, per cui ognuno ha il suo stile e cerca di farsi il suo stile. Non è che non cerco di avere proprio uno standard per tutti. Vanno tanti colori, però devo dire che per esempio va molto il viola, molto il tweed. Comunque gli anni 50, gli anni 60 stanno tornando e penso sia una bella moda. È divertente anche venderla, e quando vedi una donna così vestita molto al femminile è una bella cosa, insomma. Signora Monni, per tutti i nostri amici di HTO che quindi volessero venire a trascorrere qui le loro vacanze e quindi nell'occasione visitare i suoi negozi, come possono fare per contattarla? Sì, io ho un'email, posso dare l'email, che è Geltrude, via Roma, @alice.it. Molto semplice, io cercherò di essere attenta a chi mi chiede qualunque informazione. Grazie mille e in bocca al lupo per questa sfida. Crepe il lupo, grazie davvero di cuore.